Ciao a tutti, eccoci qui per un nuovo video. Oggi andiamo a vedere come resettare la spia del tagliando di un Opel Corsa, esattamente questa spia qui, di un Opel Corsa 1300 CDTI. L'anno di matricolazione è il 2012, però questa operazione potrà essere effettuata in tutte le Opel Corsa che vanno dal 2006 al 2014. Questa è un Opel Corsa 1300 CDTI, 1300 diesel, ecco. E andiamo insieme ad eseguire questa operazione passo per passo. La prima cosa da fare è chiudiamo l'auto e riapriamo. Infiliamo la chiave. Apriamo lo sportello lato guida finché appaiono i numeri, quindi appaiono questi numeri. Dopodiché spingiamo contemporaneamente il pedale del freno e teniamo premuto quindi il pulsantino che c'è qui nel quadro strumenti, quindi pedale del freno e pulsantino insieme, e apriamo la chiave. Vedete, fa INSP, lampeggia, teniamo premuto. Ora, come avete visto, il tagliando, ok, ora da adesso in poi andrà effettuato tra 30.000 km. Lasciamo tutto quanto. Ecco, qui non c'è più la macchinina con la chiave inglese, quindi l'operazione è stata effettuata. Questo l'abbiamo dovuto effettuare appunto da soli, con un metodo appunto fai da te, poiché abbiamo sostituito l'olio qualche tempo fa, però il meccanico non ha resettato tramite il computer la spia del tagliando, cioè i chilometri restanti per poter effettuare il tagliando, e dopo qualche tempo si è accesa la spia. Grazie a tutti, per qualsiasi domanda mi raccomando scrivete, iscrivetevi al mio canale, mettete un like qualora il video vi sia stato utile, e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Alla prossima, ciao ragazzi, Adrenalinaz.